Allora, abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni per Vivi Casagiove dalla SUN il professore Giuseppe Angelone. Allora, professore, un saluto. Grazie, grazie soprattutto della vostra presenza che avete accettato il nostro invito. Oggi è una giornata particolare per la nostra facoltà perché ospitiamo un personaggio noto del mondo dello spettacolo, ovvero Paola Perego. Io credo che anche questi incontri, questi seminari servano in qualche modo come percorso formativo per i nostri studenti, per interagire anche per cercare di capire quali siano i nuovi linguaggi, visto che la nostra è una facoltà di lettere, i nuovi linguaggi della comunicazione, in questo caso della comunicazione televisiva. Allora, proprio la prima domanda è questa: l'importanza di questi seminari nel programma didattico universitario, sia per la conoscenza dei mezzi di comunicazione, sia per il cinema e tutte altre materie dello spettacolo. In realtà in parte ho già risposto nella mia introduzione. Io credo che sia fondamentale questo rapporto proprio diretto. Noi abbiamo portato qui anche registi, c'è stato qualche settimana fa anche Alberto Angela, quindi in realtà noi abbiamo questo lavoro da fare con gli studenti, che non è solo un lavoro, come dire, di didattica frontale, ma anche di interazione con appunto personaggi, in questo caso dello spettacolo, del mondo della cultura. Quindi credo che il mio insegnamento è cinema, fotografia e televisione. Oggi il nostro seminario è proprio sulla televisione e la presenza anche del professore di storia contemporanea, del professore De Marco, serve appunto a creare questo connubio tra i mezzi di comunicazione di massa e ovviamente la storia contemporanea, cioè quella che appunto noi viviamo nell'attualità. Allora, la mia seconda domanda, professore Angelone, tu sei stato consulente storico di un grandioso lavoro storico, Terra Bruciata, insieme al regista Luca Gianfrancesco. Raccontaci questa esperienza e come è nata poi questa esperienza? Sì, diciamo è un'esperienza bellissima. Noi presenteremo l'anteprima di questo progetto venerdì prossimo, 11 dicembre a Roma, al Teatro dei Dioscuri del Quirinale, che è un progetto che nasce appunto da una mia idea, un'idea su un libro che avevo scritto su una strage nazista, la strage di Conca della Campagna nel Casertano. Da qui appunto abbiamo adattato un po' questo libro, abbiamo appunto ampliato poi il soggetto e ci occupiamo di tutte le stragi naziste, o meglio delle violenze naziste sulla popolazione civile di Terra di Lavoro, della vecchia Terra di Lavoro, ma comunque diciamo della provincia di Caserta, una Caserta più allargata, una provincia più allargata, che appunto vedrà la sua luce nelle prossime settimane e dovrebbe andare su un network televisivo nazionale, del quale non posso rivelare al momento l'anteprima, perché in realtà siamo in corso di chiusura della trattativa, diciamo, del contratto. Ecco. Senti Pino, un'ultima domanda. Peppino Capobianco diceva: le masse fanno la storia e non gli individui. Ora, quanto è importante questa frase e quanto è importante conoscere la storia? Ma io credo che sia importantissimo. Peppino Capobianco, che so benissimo che lei ha anche avuto il piacere e l'onore di studiare per la sua tesi di laurea qui alla Seconda Università di Napoli, proprio col professore De Marco, penso che Peppino Capobianco abbia aperto soprattutto per noi gli studi sullo stragismo nazista, sull'occupazione, sulla prima resistenza, su quella che lui definiva appunto il laboratorio della resistenza italiana qui nel Casertano. E quindi sicuramente questa frase di Peppino Capobianco è sicuramente fondamentale per comprendere appunto anche la società attuale. Ringraziamo il professore Angelone dalla SUN per Vivi Casagiove e tutti.